La discoteca appartenente alla moglie e poi le imprese attive nella carpenteria, nella manutenzione meccanica, immobili e terreni tra Parma, Riccione e l'isola d'Elba. 13 milioni di euro è il valore complessivo dei beni che la procura antimafia di Bologna ha sequestrato a Franco Gigliotti, imprenditore calabrese, da anni residente a Parma, condannato in primo grado per appartenenza all''ndrangheta e ora in carcere anche per un giro di false fatture. E ci consente di dire come le frodi fiscali siano meccanismi di penetrazione del crimine organizzato all'interno dei sistemi economici legali. Socio di Confindustria attivo nel calcio, ha piazzato i suoi meccanici in tutte le più importanti aziende di Parma. Classico esempio di come la dimensione mafiosa militare si faccia impresa su tutto il territorio nazionale. È una misura molto importante perché va a delineare la pericolosità del soggetto prima che venga attuata un'attività investigativa specifica. Questa sensibilità che abbiamo avuto, almeno in questa prima fase, nel momento della richiesta e dell'adozione di questa misura precautelare, ecco, vorremmo che anche per esempio oggi che discutiamo del processo Grimilde, ecco, si avesse per avere quella intelligenza di cogliere le specificità.